valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. Julio Iglesias, forse perché gli ricorda la valigia sul letto, quella del lungo viaggio. E lui, Bernardo Provenzano, è uno che di viaggi e spostamenti continui se ne intende. Poi Mario Merola, forse perché gli ricorda lo zappatore, le origini contadine, corleonesi, i campagnoli, i vidrani, come li intendevano i nemici palermitani. Poi ancora Mina, le parole, parole, soltanto parole. E lui parole ne ha scritte tante sui pizzini con la macchina da scrivere. Poi ancora Claudio Villa, il reuccio della canzone italiana, e lui Provenzano è il re della mafia siciliana. Ecco le passioni nascoste del capo di Cosa Nostra, gli ultimi, ma non saranno mai gli ultimi, misteri e segreti svelati dalle ricerche nel covo di Contrada Montagna dei Cavalli. La polizia scientifica ha ascoltato le tante audiocassette sequestrate, il tasto play sul registratore ed ecco le sorprese. Provenzano ha ingannato la noia e la monotonia della latitanza ascoltando le canzoni di Mario Merola, Mina, Julio Iglesias e Claudio Villa. Poi ancora ha ritagliato la sigla di Beautiful, bella, troppo bella, e poi ha registrato anche i dialoghi tra i protagonisti della infinita telenovela. Poi ancora un classico più che ricorrente, la colonna sonora del film Il Padrino, la musica di Nino Rota e le gesta di Marlon Brando, alias Vito Corleone. Il tempo libero di Bino Utratturi, sempre preciso e scrupoloso, anche nei minimi particolari. Ad esempio, su di un foglio ha scritto le frequenze delle radio dove seguiva le ultime notizie, la musica e poi immancabili le trasmissioni religiose. Poi la corrispondenza, non solo ai mafiosi ma soprattutto ai familiari, tante richieste, anche le più impensabili. Ad esempio una preghiera prima di Pasqua: mi serve una piastra griglia a due posti per arrostire i carciofi, compratela a Palermo, c'è un negozio vicino al tribunale. Nel frattempo, il prossimo 5 maggio, la direzione distrettuale antimafia assegnerà gli incarichi ai consulenti per rilevare le impronte digitali sugli oggetti rinvenuti nel casolare di Provenzano, alla ricerca di altri eventuali frequentatori del rifugio del latitante. Fino adesso la polizia scientifica ha catalogato più di 300 reperti, attesi anche gli esami sulle due pistole nascoste sotto le pietre, sulle due macchine da scrivere e sulle banconote, decine di migliaia di euro, arrotolate dentro un sacco di plastica. Ed ancora, il responsabile della prima sezione dello SCO, il Servizio Centrale Operativo, Raffaele Grassi, il vicequestore Renato Cortese, che ha arrestato Provenzano, e il capo della squadra mobile, Giuseppe Gualtieri, sono stati promossi per merito straordinario dal Ministero degli Interni. Io di errori ne ho fatti, di colpe.